si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu. Stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarò tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, quella scusa per farti un po' ridere. E io sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre. Avete sentito che bravi? Allora, questa è la Francesca Pop Quintet Band, formata dai ragazzi del Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza, che ci dà il privilegio di collaborare alla realizzazione della nostra puntata e della nostra trasmissione in realtà. Allora, ve li presento un attimo. Abbiamo come voce abbiamo Francesca Olio. Intanto, che brano abbiamo ascoltato? O forse sei tu di Elisa. Benissimo. Tu sei? Io sono Luca Perrone. Ed è alla chitarra. Ecco, invece alla batteria? William Fratto. William Fratto, però hai anche un altro pseudonimo, cos'hai? Le drums, William Fratto. Ok, vedi, allora alla batteria e invece andiamo al pianoforte. Al pianoforte abbiamo? Diego Dieguzzo Altomare. Ecco, benissimo. Al basso? Semplicemente Valerio Pagliaro. Hai detto niente però, hai detto niente. Allora poi ci ritorneremo un attimo da questi ragazzi. Intanto volevo richiamare la scorsa puntata dove abbiamo avuto ospite Nuccio Ordine. Allora Nuccio Ordine ha scritto l'utilità dell'inutile. Mi richiamo a questo perché questo è il suo manifesto in cui diciamo abbiamo capito che molte cose che appartengono alla cultura sono considerate per la cultura dell'utilitarismo, sono considerate delle cose inutili. E per esempio la visita a un museo, la visita a una mostra è una di quelle, perché per chi ci va è considerato qualcosa di diciamo una perdita di tempo, va, perché appunto è un'attività improduttiva. E invece noi abbiamo trovato 5 buoni motivi pratici perché questa attività si debba e si deve fare. E allora chi ce ne parlerà e chi ci illustrerà i vantaggi di questa attività culturale, diciamo di queste visite, è un'intellettuale archeologa, però è spiritosa, leggera, vivace, simpatica e soprattutto è una bravissima professionista. Lei è la direttrice del Museo dei Breti e degli Enotri di Cosenza ed ecco a voi Marilena Cerzoso. Prego Marilena. Allora, e poi con noi anche un bravissimo cantautore che avete già conosciuto in una precedente nostra edizione qualche mese fa. Il suo nome è Mattia Rizzo, però in arte lui è Solo. I've thrown my hands up, I've already made my mind.
grazie. Ecco, accomodati Mattia, per entrare in argomento, no? A proposito di cultura, io ho pensato che possiamo fare, ti faccio vedere intanto una clip dove c'è un'intervistatrice che è proprio come me, cioè ne capisce tanto, ma tanto di arte. Guardiamo un po'. Andiamo verso l'astrattismo. Per descrivere un'opera astratta non c'è bisogno di tante parole, piuttosto bisogna lasciarsi prendere dall'emozione. Ecco, vediamo questa signorina che cosa ne pensa di quest'opera. Signorina, mi scusi, che cosa ci vede lei in quest'opera astratta? No, no, per carità, io non ci capisco niente. No, non sia timida, la prego. No, non saprei veramente che cosa dire. Solo la prego, due parole per noi, che cosa ci vede dentro? Beh, così, su due piedi ci vedo un paesaggio agreste appena bagnato dalle luci dell'alba, mentre gruppi di guerrieri, partendo dall'esaltazione del singolo elemento, irrompono in una scena di battaglia, in un crescendo apocalittico dove il riflesso delle armi e delle corazze traducono l'immagine in senso non figurativo. Lei che cosa ci vede? Una barchetta. Però mica sono tanto sicura adesso. Io quella ci vedevo. È carina, no? E ne vedremo altre. Allora, Marilyn, abbiamo detto che abbiamo trovato 5 motivi pratici per andare a visitare, per invogliare a visitare una mostra o un museo. Adesso io ti interrogo un pochino. Facciamo. Vabbè, tanto vado facile, lei sa tutto. Però faccio la professoressa e tu fai la luna supererà la professoressa e va pure molto sull'olio, diciamo, super colta. O meglio, faremo il gioco dei perché. E tra una domanda e l'altra però ti lascio prendere fiato, perché poi sentiamo un po', diciamo, ci facciamo, ecco, ascolteremo dei brani che i nostri artisti di oggi ci proporranno. Andiamo con la prima. Allora, secondo molti studi, visitare un museo fa vivere più felici. Perché? È vero. Perché una delle, diciamo, delle reazioni che può produrre il visitare un museo è il piacere e la piacevolezza. Nella stessa definizione di museo, secondo l'ICOM, che è il Consiglio Internazionale dei Musei, che è una definizione che ha fatto propria la normativa italiana, tra gli obiettivi del museo, oltre allo studio e all'educazione, c'è anche il diletto, che è una parola importantissima, cioè uno quando va al museo non si deve annoiare, deve provare piacere, e ci sono degli studi che in realtà dimostrano che c'è un senso di benessere psicofisico sia dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista emozionale. Addirittura degli studi dei neuroscienziati hanno dimostrato che chi prova stress o chi è ansioso, se va in un museo, trova benessere. Pensa che in alcuni paesi hanno adottato la pratica della prescrizione museale, cioè i medici prescrivono ai loro pazienti di andare in un museo. Ma pensa tu, avete capito? Che davvero... ma com'è preparata questa donna, ma come facciamoci? Allora, però, Mattia, anche ascoltare musica fa vivere meglio, no? Sì, per quanto mi riguarda, cioè, a me la musica ha dato un modo per esprimermi, per essere me stesso, per capirmi. Per me, ripeto, per quanto mi riguarda, è qualcosa che ti permette sia di stare bene, sia di accompagnarti nella vita, sia di esprimerti, sia di capirti. E per me la musica è tutto, cioè... davvero tutto. E poi noi è un po' la colonna sonora dei nostri momenti, no? Perché quante volte no, ascoltiamo una canzone mentre stiamo facendo qualcosa e poi quando la riascoltiamo, no, abbiamo questa fotografia nella memoria che ci riporta con questo senso, con i nostri sensi, a quel momento interessante. La colonna sonora della nostra vita. Prima di cantare io vorrei che tu ce la spiegassi. Intanto che canzone ci canti? Vivo. Si chiama Vivo. Ecco. L'anno scorso e parla del mio approccio al mondo della musica. Mi riferisco alla musica come una donna, come una persona a cui mi rivolgo, a cui chiedo di aiutarmi, di appunto di farmi vivere una vita che grazie alla musica adesso ho iniziato a percorrere, perché mi ha dato un mondo per esprimermi, un modo per urlare le mie paure, le mie chi sono, quello che ho dentro. Quindi la canzone sembra che parli di una donna, invece noi dobbiamo, adesso che l'ascoltiamo, capiamo che musica. Tu ti rivolgi alla musica, va bene. Allora prego, prenditi la scena.
Vivo nelle cose che non ho avuto, nelle parole rotte, negli sguardi d'aiuto, in un mondo che non vuole me. E scappiamo, mi amo e mi odio di nuovo tra le mie cicatrici, perché scanso chi sono se la vita urla e noi non la sentiamo. Il dolore c'è solo per vivere. Prendi quelle cose che hai lasciato indietro. Io ci ho tatuato che c'ho poco tempo, e forse poi davvero tutto perde senso, e forse che il mio Dio la prega qualcun altro. Vivo perché ancora voglia di ballare, scalzi sull'asfalto fino a farci male. Vivo perché non lo so raccontare, le mani coi calli, le notti ad odiarmi. Vivo perché, vivo perché, vivo per te che mi è saputo dare un posto migliore tra ciò che rimane. E perché non c'è un posto migliore di te. Bravo Mattia, bravo, bravo, bravo. Allora, Marilena, torniamo un attimo alle cose, all'interrogazione, che poi dobbiamo mettere il voto, no? Ok. Pare che spaventi. Visitare un museo, una mostra, renda anche più intelligenti. Guarda, il museo è un luogo di educazione per eccellenza, è un luogo in cui ci si forma e in cui non si può, da cui non si può uscire senza avere un essere, come dire, essere stato cambiato in qualche cosa. Quindi in sensazioni, in formazione, informazioni, quindi sicuramente è un luogo educativo. E la scuola, per esempio, le attività, le tante attività che noi facciamo con le scuole, nascono proprio dal fatto che la scuola trova nei musei un luogo in cui fare apprendimento informale, cioè ci si educa anche attraverso l'esperienza, attraverso le attività esperienziali. La stessa visita a un museo è un'esperienza che naturalmente ci trasforma, ci cambia e comunque ci educa in qualche modo. Bene, naturalmente implica, significa suggestioni, significa anche approfondire la propria conoscenza in termini di identità, no? Certo, identità per la nostra storia, l'identità. Poi ci si confronta con la genialità, la bellezza, la creatività dell'essere umano quando si vedono delle bellissime opere d'arte, ma anche un semplice oggetto, un vaso. Che significa creatività, capacità dell'uomo di realizzare delle cose, in oggetti in cui c'è una storia, c'è un'interpretazione della realtà, e quindi ci si confronta anche con la propria storia. Questo è importante proprio per riconoscere e scoprire la propria identità, identità di uomo all'interno di un contesto che è il proprio territorio, la propria storia, la propria città. Quindi voglio dire, ci conosciamo meglio tutto, conosciamo è meglio. Il regalo che ci viene dal passato, il grande regalo che ci viene dal passato, ma anche che ci regalano noi gli dobbiamo, artisti. Sì, e dobbiamo essere noi a regalarlo a noi stessi, perché dobbiamo, come dire, farci questo bellissimo regalo di andare nei musei, di andare a vedere le mostre, perché ci fa stare meglio, ci fa stare bene, è un modo per dedicarci del tempo. Vivere in maniera intelligente il tempo libero, che non è un semplice svago, ma o meglio lo è, ma è uno svago educativo. Eh sì, si deve prendere come svago, perché svago è, per cui non è lo una è, cosa certo. Improduttiva, è quello che fa bene a noi. Esatto, fa bene allo spirito, Diventiamo più intelligenti. Ma guarda che è provato. Ma io ci vado subito, io ho tanto bisogno di diventare un po' più intelligente, avere queste suggestioni, queste cose. Però guardate questa suggestione che non è male, intelligente, forse non è tanto intelligente, ma ha il suo perché. Ci sarebbero tantissimi quadri ancora da mostrarvi, ma purtroppo devo chiudere il collegamento perché si è fatta una certa ora e scusate, mannaggia, andava male. E vedete, in un museo ci si può perdere, passa il tempo così, le opere sono ancora tante da dover descrivere, questi capolavori purtroppo li dobbiamo lasciare, questi capolavori purtroppo li dobbiamo lasciare.
Che c'è da guardare? Carina questa, no? Ecco, allora adesso mi sposto un attimo e andiamo a far, insomma, a sentire meglio le vocine, per dire qualcosina, la Francesca Pop Quintet Band. Francesca, a che età hai cominciato tu e qual è stato il tuo percorso? Allora, io ho cominciato a cantare all'età di 3 anni, grazie a mia mamma che mi ha inserita in un coro di voci bianche, e poi da lì è stato, insomma, un crescendo. Ho iniziato col flauto traverso, sempre in conservatorio, e adesso invece mi ritrovo ad essere al biennio di canto pop e sono la prima diplomata appunto del corso di pop. Luca, invece la tua passione com'è nata? Beh, la mia passione per la musica nasce fin da piccolo, anche grazie ai miei genitori, soprattutto mio padre. In casa si ascoltava praticamente sempre musica e quindi anche loro hanno dato un contributo a questa mia bellissima passione. Quindi, ma tu hai un idolo, hai un personaggio, un cantante a cui ti ispiri? Beh, un idolo in particolare no, ci sono tanti che, però uno in particolare no. Bene, bene, andiamo a capire invece William, che suona la batteria. L'amore per la musica mi è nata dai miei genitori, perché sono stati sempre lì e mi hanno messo questo imprinting della musica, essendo papà cantante, mamma insegna, non c'entra niente con la musica, ma ascolta tanta musica. Vabbè, però sarà stata brava, no? A farti perseguire la tua passione. Sì, sì. Senti, ma la batteria, no? Che è questo strumento particolare. Io ho un nipote che si chiama Francesco Violo, che impazzisce per la batteria. È uno strumento, ci vuole una passione particolare, particolarmente difficile. Sì, 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 ci vuole una bella passione e soprattutto non è difficile, ma coordinare tutti gli arti magari questo, contemporaneamente, questo, certo. Beh, basta un po' di pratica. Basta un po' di pratica, sì. A me non basterebbe sicuramente. Faccio il giro da dietro e vado al basso. Sì. Dimmi un po' tu. Allora, la passione per il basso è nata ascoltando l'album di Zucchero, Oro, Incenso e Birra. Me lo faceva ascoltare mio padre quando ero piccolo, poi un cugino più grande che si chiama Lorenzo, che saluto, comprò questo basso e fondò una band punk, e da lì mi incuriosì e da lì è nata poi la passione per il basso. Eccoci invece. Mi alzo. No, come vuoi, puoi anche alzarti, come vuoi tu. Vai. Al cospetto di una donna. Ah, ma che carino, grazie. Allora, dimmi un po'. Sì, cosa? No, dimmi cosa mi puoi dire, va. No, parlo della musica d'insieme. Della musica d'insieme, certo, materia, che noi non sappiamo che cos'è, quindi io non lo so, quindi dimmela. Ma è una materia che è quella portante di tutto il percorso formativo del conservatorio pop, perché racchiude tutte le competenze che gli allievi studiano, perché si studiano tante materie, e la musica d'insieme è l'interazione creativa tra i vari studenti, dei vari strumenti, dei vari insegnanti di strumento, e questo per migliorare le proprie capacità abilitative, proprio per svolgere poi l'attività di musicista, quindi dare tutte quelle competenze, quindi che sono qualunque utili nella professionalità, diciamo, del musicista, che si rivolge comunque a delle produzioni importanti, quindi conoscere e avere competenze. Insomma, se fossimo nello sport diremmo creare il team, no? Sì, sostanzialmente è la riproduzione in piccolo di quello che avviene nell'orchestra, sì. Quindi attraverso tutte le competenze che riguarda la preparazione delle partiture, tutto il linguaggio, il protocollo che si utilizza. Noi abbiamo il nostro maestro, il maestro Alfredo Biondo, che comunque è un pioniere sì. di questa materia, già prima di approdare a Cosenza è stato in diversi conservatori, quindi abbiamo la fortuna di avere questa grandissima professionalità che ci coordina e dirige pure l'orchestra ritmico-sinfonica. Grazie per quello che ci farete ascoltare. E adesso noi andiamo qualche minuto in pubblicità e ci ritroviamo qui. E allora solo? Sì. Mattia, tu ci hai spiegato? Tu ci hai spiegato prima il testo della tua canzone, però ecco, io quello che mi chiedevo, no, è che ci vuole un equilibrio giusto fra le note e le parole, perché funzioni tutto e perché il messaggio arrivi, sì, o no? Secondo me sì, cioè, per quello che faccio nella musica sì, le parole per me sono la cosa principale in un pezzo, soprattutto dare un significato importante alle parole. Secondo me oggi come oggi la musica è molto molto effimera, vuota. E per me dare un'importanza alle parole, un significato è effimera, a volte c'è quella commerciale. Cioè sì, è un po', diciamo che il messaggio è messo un po' da parte per l'estetica, per la parte più ah, ecco.
per il colore, no? Esatto. Per me invece è importante sia per un equilibrio, ma dare anche un'importanza al testo che stai usando nel pezzo, nel brano, e dare un messaggio con una canzone. Per me è tutto. Allora, vediamo invece, io inviterei di nuovo, no, la Francesca Pop Quintet Band a farci ascoltare il prossimo brano. Prego. Bravi, vedete? Ragazzi del conservatorio, perché il conservatorio, abbiamo anche questo, il nostro conservatorio, anche questo bel dipartimento jazz pop. Allora, torniamo invece a noi, Marilena, alle domande, ai perché. Fornisce, ho letto, anche la visita al museo, la visita a una mostra, fornisce anche un rapido metodo ed efficace di apprendimento. Ecco, perché questo? Sì, un po' lo dicevamo anche prima, perché la visita al museo è un modo per apprendere in maniera informale. Il museo ha un linguaggio universale che abbatte le barriere, almeno insomma i musei moderni a questo devono aspirare, e soprattutto l'apprendimento avviene in maniera esperienziale. Si fa tanto parlare di esperienza, di turismo esperienziale, per esempio, quello che è importante vivere di un luogo di cultura è proprio la possibilità di viverlo attraverso anche dei metodi che possono essere anche laboratoriali, per esempio. Nei bambini, nei giovani, questo metodo di apprendimento, ma anche negli adulti, perché ci sono... È un'esperienza diretta, appunto, è un metodo di apprendimento informale che resta nel proprio ricordo. Naturalmente tu non necessariamente puoi apprendere tutto, ma comunque tu elabori quell'esperienza e quello che ti resta per sempre. È differente leggere qualcosa dal viverlo, vederlo, guardarlo, certo, osservarlo. È proprio diverso, ci rimane di più. Tu attraverso un museo riesci a scoprire la storia di un territorio, la storia di un pensiero, la storia di un periodo artistico, per esempio, o di un'attività, perché per esempio anche i musei etnografici, no, per dire, quelli che possono sembrare che rappresentano le attività del l'uomo nel corso del tempo attraverso gli strumenti, ecco, tutto questo tu lo vivi attraverso degli oggetti che sono gli strumenti del
la realizzazione di attività, di percorsi mentali, artistici, che sono di immediata percezione. Ecco, il museo offre questo. Il museo non è solo un contenitore, deve offrire, certo, è normale, certo. Questo è importante naturalmente, la, come dire, la predisposizione del visitatore, ma è altrettanto importante da parte del museo consentire che il visitatore viva in un ambiente piacevole, positivo, dove questo tipo di apprendimento possa avvenire, quindi creare le condizioni perché questo possa avvenire. Certo. Immediatamente lì si trasferisce. Attraverso una serie di cose, sì. Anche apparati didattici immediati che possono essere di tipo tradizionale, cioè pannelli, didascalie, ma anche immediati, multimediali. E come no, adesso va tanto il multimediale. Poi il museo è attrezzato, insomma, il Museo dei Breti è attrezzato in questo senso, quindi ce l'abbiamo in città. Sì. Io dico andiamo a visitarlo perché ci resta una buona impressione, ci passa tutto. A proposito di impressione, c'è qualcuno, un personaggio che poi non ha imparato tanto, forse ha imparato troppo, vediamo un attimo, forse nel senso gli è arrivato troppo come emozione. Dirigerci verso la sala degli impressionisti, che pare che abbiano riscosso un notevole successo ultimamente, e sono tutti raccolti in una sala. Vediamo un po' dov'è questa sala. Scusi, ha visto gli impressionisti? Che bello, signori, lasci perdere, non ce vada, lasci perdere. Chi dorme stasera? Mamma mia, che impressione! Era impressionato dagli impressionisti lui. Allora, Mattia, invece tu, quando ci siamo sentiti al telefono nella pre-intervista, no, hai fatto un'affermazione di cui vorrei che mi parlassi, perché mi hai detto: in un mondo sempre più in serie, sempre più in serie, l'originalità e la diversità sono quasi dei disvalori. Ecco. Sì. Infatti, secondo me, oggi mi accorgo pure con i ragazzi di miei coetanei che essere fuori dagli schemi, essere diversi, essere se stessi, è visto quasi come se fosse un disvalore, sì, una cosa che ti penalizza. Invece bisogna essere tutti uguali, con le stesse scarpe, se vestirsi uguali, parlare allo stesso modo, ascoltare la stessa musica, fare le stesse cose. E questo è un po' triste, che penalizza sia l'arte e sia il modo di esprimersi delle singole persone, del singolo artista. Penalizza un po' tutto. Perché anche i miei coetanei, la maggior parte dei miei coetanei, fa musica con lo stampino, cioè fa musica ta-ta-ta-ta. Con gli stessi canoni che vanno ora, con le stesse parole, con gli stessi strumenti, con lo stesso tipo di approccio. E secondo me è un peccato per l'arte, per l'espressione artistica proprio, sì. E come no? Voglio dire, seguivo quello che mi stavi dicendo, insomma, c'è tanta musica. Anche bella, però forse hai ragione, bella, può essere un po' sempre la stessa, no? Andiamo più sul commerciale. Musica, non lo so, usa e getta, la prendi, ma la consumi, la butti via, come se fosse una Coca-Cola, come se fosse... Invece l'arte nella musica non è questa, l'arte è un'altra cosa, secondo me. L'arte è un'altra cosa. Deve essere cosa. Unica, deve essere, originale. Allora, a proposito dell'arte, un'altra cosa, tu hai scritto... un altro testo, un'altra canzone, hai fatto anche la musica, e allora parlacene un attimo, però io poi vorrei ascoltarlo questo brano. Come si chiama? Solo, come me. Solo, quindi solo, sì. Di solo. Solo, sì. E infatti è un po' come se fosse il mio alter ego sotto forma di brano, come se fosse un me stesso che si esprime attraverso questa canzone qui, ed è un percorso della mia vita e forse racconta pure cosa vuol dire per me essere soli, cosa vuol dire per me la solitudine. Ah, perché tu ti chiami umano. Solo e ti senti solo? Come tutti, forse un po'. Come tutti, per cecchi per una cosa o per l'altra, tutti siamo un po' soli, secondo me, e nella vita. E dobbiamo citare Quasimodo, che ognuno ma sta sì, solo. Su questo mondo, trafitto il raggio di sole. Un po' ci credo, ognuno di noi è solo con noi, certo. Allora, ce la fai ascoltare? Sì, volentieri. Ecco. Grazie. Quante volte ho gridato aiuto, ma non c'è nessuno, solo contro il buio. E ho gridato tanto per non dire niente, chi è da solo in mezzo agli altri non lo dice ma lo sente. Quante volte tra la gente sono stato zitto, non ho avuto mai il coraggio di gridare sì esisto. E ho gridato aiuto, 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 ma guardando oltre il cielo là non c'è nessuno.
Io che ho usato il mio silenzio per poter parlare, non per dirti cosa ho dentro ma solo per respirare. Ho sognato tanto e ho parlato poco, ma l'ho fatto con quegli occhi di chi ha dentro un mondo. E no, non posso odiarti se nemmeno ti amo. E sono sempre io che in fondo poi non mi conosco e poi mi riconosco in chi con le paure nel silenzio ha alimentato un mostro. Urlerò più forte senza far rumore, sarò sempre solo tra le altre persone e perderò lo stesso lottando con la notte, odiando il mio riflesso col sangue sulle nocche. Urlerò più forte senza far rumore, sarò sempre solo tra le altre persone. Rimproverò me stesso perché cado troppe volte, rialzandomi diverso, ma mai abbastanza forte. Grazie. Grazie, bravo. Mattia, grazie. grazie, bravo. Marilena, hai sentito questi ragazzi oggi? Eh? Bravissimi, ragazzi, bravissimi, tutti. Complimenti. Sono la forza della nostra, cioè è bello sapere che ci sono queste... della nostra società, della nostra comunità, della nostra comunità, della io nostra quando terra, sento orgoglio, qualcuno che parla male dei giovani, no, assolutamente me li mangerei, perché sono molto meglio di noi, ma da sempre, oltre al fatto che il meglio di noi, e che eravamo anzi a volte coi capelli lunghi, con le barbe, no, ti ricordi dei fiori, vabbè, noi eravamo giovani, cioè, ma eravamo un po' più giovani, no, vabbè, voglio dire, eravamo anche piccoli, però c'erano, voglio sì, dire, cioè, c'erano, voglio dire, c'erano. I giovani di no, noi eravamo un disastro, ve lo dico io, loro sono tempi. Sono top e sono tosti, mi sono piace dire. Sono top e sono tosti, e non perché è vero. Si impegnano in, una, si impegnano in un contesto che non è facile, credo. No, sì, e poi oltretutto è diverso tutto, per cui siamo noi che ci dovremmo adeguare. Che loro sono avanti, tutti i giovani sono avanti, siamo noi che siamo indietro e rimarremo indietro se non li apprezziamo e non li, in qualche modo non ci avviciniamo a loro. Va bene, allora Marilena, invece tu l'hai già un po' detto, no? Che il museo è importante per la comunità, però io fra i 5 motivi importanti ho trovato perché il museo è un centro per la comunità, cioè cosa può dare oltre all'attività ordinaria? Allora, innanzitutto il museo è un luogo di incontro della comunità, il luogo in cui la comunità si riconosce, secondo me. Questo è quello, il lavoro che stiamo cercando di svolgere anche con il Museo dei Bretti e degli Enotri, che non è solo il museo archeologico con la sua collezione archeologica, ma è anche un luogo in cui si realizzano delle attività dove la comunità si può ritrovare. Ma è anche attraverso, perché innanzitutto la comunità si riconosce anche attraverso la scoperta della propria identità, come dicevamo prima, e quindi riconoscersi intorno alla storia del proprio territorio, ma anche attraverso una serie di iniziative in cui il museo ha un ruolo estremamente importante anche dal punto di vista sociale. Un luogo di aggregazione, soprattutto per i giovani, un luogo in cui ci sono anche c'è la possibilità di contaminazioni costanti. A me piace l'idea che un museo tanta roba, certo, perché no, naturalmente senza svilire, snaturare quella che è la missione educativa, ma come abbiamo detto anche di svago, si fa cultura in senso lato e ci sono tanti modi per fare cultura affrontando temi diversi. Noi abbiamo fatto tante iniziative, dalle più, diciamo, come dire, più seriose, ecco, importanti, che fanno riflettere, ma anche attività anche ludiche, musicali per i giovani. Ci sono stati anni in cui abbiamo fatto anche il nostro chiostro, è stato luogo di DJ set, di band come le loro, anzi vi invito a venire a suonare al museo. Ecco, la organizziamo questa cosa, la organizziamo, perché io per la verità, insomma, quando Marilena dice, me l'ha detto altre volte, però non dobbiamo snaturare, dobbiamo fare eventi, insomma, in linea con la, cioè, io invece ci porterei proprio una discoteca. Guarda, ci sono pensieri diversi da questo punto di vista. Ci sono anche, i musei sono diventati il luogo in cui si fa yoga,
in cui si fanno attività anche di altro genere, perché no? Naturalmente contemperando quella che è la finalità del museo, che è sempre di natura educativa, però trovare il modo per creare delle opportunità diverse, perché sì, passi comunque il messaggio, cioè anche nel momento in cui tu fai un'attività diversa, poi chi c'è stato per fare un'attività diversa magari ne mantiene un ricordo positivo, allora ci ritorna. Marilena, io sai che voglio dire un messaggio di rottura con questa cosa, nel senso che penso che se ci fosse veramente la possibilità di avere una discoteca dentro il museo, noi attireremmo un sacco di ragazzi che non hanno voglia, che pensano no, però la cultura mi annoia, eccetera. Invece li porterei a ballare, a divertirsi dentro. Nello stesso tempo, in mezzo a tutti questi quadri, a questi reperti, passa il messaggio e va a finire che acchiapperemmo pure quelli. Sì, magari una discoteca, come me. Magari una discoteca, insomma, la vedo un po' difficile, però sicuramente sì, lo però so. Ci sono stati, diciamo, i momenti. Abbiamo fatto un DJ set al museo, quindi voglio dire, era un modo, esatto, non abbiamo fatto esatto. proprio la discoteca, però c'era... Si ascoltava la musica di un DJ, chi voleva assaporava un cocktail, perché come alla nostra sì, caffetteria, ecco, in un luogo magico. Non me lo ricordo questo, forse è stato un po' di in un luogo magico, perché è un luogo bellissimo del centro storico, il chiostro, certo, il nostro chiostro, poi abbiamo mandato una clip, insomma la vediamo anche, però io ritorno sempre a, diciamo, una come dire, allora andiamo a guardare che una festa al museo non sarebbe male. Passiamo a un altro tipo di forma artistica, sempre sulla pittura, vediamo il cubismo, questa è la prima opera di Picasso, quella che introduce l'arte cubista, Les Demoiselles d'Avignon, e ci sono anche altre forme più moderne di cubismo, vediamole insieme. Allora, Marilena, però è una notizia degli ultimi giorni. Sono tornati a casa a Cosenza, dal parco archeologico di Sibari, i reperti che erano stati trovati, rinvenuti negli anni Ottanta nella nostra città di Cosenza. Sì. E finalmente sono tornati. Ecco, vorrei sapere un po' questa storia, poi di che reperti si tratta. Allora, sono tornati perché grazie, avevamo fatto tantissime volte richiesta alla soprintendenza e all'ufficio di Sibari, al museo di Sibari, perché tornassero a Cosenza questi reperti di Cosenza, perché riteniamo che la città di Cosenza, la comunità possa fruire dei reperti trovati nella sua città, e perché si possa ricostruire nel più verisimilmente possibile la storia della città. Per fortuna ci siamo riusciti adesso grazie ad una congiuntura positiva, favorevole, in cui nelle istituzioni che hanno deciso, che ci hanno dato l'ok, si sono trovate persone che hanno, diciamo, si sono attivate, hanno mostrato molta lungimiranza. E quindi ci hanno concesso questo ritorno a casa, questo rientro. Si tratta dei reperti rinvenuti nel centro storico della città dagli anni Ottanta in poi, quindi anche negli anni 2000, in siti archeologici come Palazzo Sersale, Vico San Tommaso, la Biblioteca Nazionale, Piazza Toscana. Perché il museo di Sibari è stato per anni l'ufficio scavi della provincia di Cosenza, quindi giuridicamente sono andati a finire a Sibari, perché appunto faceva da punto di riferimento della provincia di Cosenza. Nei magazzini di Sibari sono conservati tantissimi reperti dell'intera provincia, e quindi erano confluiti nei magazzini di Sibari anche quelli di Cosenza, che però non erano esposti, alcuni non sono stati neanche studiati, quindi era importante averli al museo di Cosenza per poter avviare una schedatura, uno studio
studio. L'idea sarebbe quella di mettere al lavoro tanti giovani studiosi, studenti anche che chiedono la tesi di laurea, che vogliono fare degli approfondimenti sulla, perché è creare un gruppo di lavoro. La mia aspirazione è quello di creare un gruppo di lavoro dove chi finora ha studiato Cosenza e chi verrà di nella nuova generazione di studenti e studiosi vorrà farlo, potrà in qualche modo contribuire a scoprire la storia, l'identità della propria città, perché paradossalmente la Cosenza archeologica non è conosciuta, non è abbastanza approfondita. Devo dire che noi, il Museo dei Bretti e degli Enotri, naturalmente punta a questo fondamentalmente, a far conoscere l'identità più antica della nostra città, che era la capitale dei Bretti, quindi insomma questo noi lo dobbiamo, è una nostra responsabilità. Io ho sentito forte questa, come dire, questo dovere della città, è un dovere perché non possiamo consentirci che alcune cose rimangano soltanto appannaggio degli addetti ai lavori, ma grazie allo studio degli addetti ai lavori consentire a tutti di poterne fruire. Allora, tu avevi una domanda? Te la sei dimenticata nel frattempo? No, ce l'ha. Quando c'è la prima volta? La Gioconda. E già l'altro si sono arrivati per dire di cos'è. Allora, noi siamo in chiusura, io voglio ringraziare Marilena Cerzoso, voglio ringraziare Mattia Rizzo in Arte Solo, voglio ringraziare soprattutto questi splendidi ragazzi, questi splendidi musicisti che ci hanno fatto ascoltare questa bellissima musica, questi bellissimi brani insieme a quelli di Solo, e il ringraziamento particolare va anche al direttore del conservatorio, appunto Stanislao Giacomo Antonio, il dottor Francesco Perri, e anche il coordinatore del Dipartimento Jazz Pop, che è Alfredo Biondo. Grazie a tutti voi che ci state seguendo, vi lascio al brano di cui vi dirà il titolo Francesca e ci vediamo la prossima settimana. Yours di Ella Anderson. Feeling close to us beyond compare. The moment's waking up, you catch me in your eyes. The beauty on my pillow that sold me in the night. And now I find my strength to untie my mouth when I used to be afraid to. Grazie.